Ciao, sono Cecchino, ho 96 anni, sono qui al pensionato di San Fortunato a Casal Cermelli. È 2 settimane che ho visto i miei parenti, ci hanno isolati perché ci hanno spiegato che c'è un virus che gira e prende più noi vecchietti. I miei genitori mi raccontavano della spagnola, ero troppo piccola, non capivo. Adesso mi sembra di essere tornata a quei tempi. Gli ospedali sono pieni, il personale è stremato, le persone muoiono, specialmente quelle Io ho paura, mi dicono il raffreddore, la tosse, io ho il raffreddore, la tosse, ho il catarro e ho paura. Anche gli operatori hanno paura, si mettono le mascherine per proteggersi e proteggersi. E quando possono ci fanno un conforto con un sorriso. Il coronavirus ci ha molto spaventati. Speriamo che passi presto, anzi prestissimo. Ho sentito a Bergamo che stanno morendo mucche. Speriamo che passi presto. State a casa. Siamo vecchi, ma vogliamo passare sereni con i nostri cari il tempo che ci resta. State a casa e presto torneremo a vivere. Le televisioni dicono che perché tutto questo finisca le persone dovrebbero stare in casa, ma purtroppo qualcuno non lo capisce. I nostri nonni, padri, furono mandati al fronte a morire. A voi si chiede di stare in casa a poltrire in una poltrona. Vi chiediamo molto, fatelo. Questo virus ha tolto la felicità a mezzo mondo. Tutti insieme vi chiediamo un favore. Dovete stare a casa. Dovete stare a casa. Questo virus è una cosa seria. Bisogna avere pazienza e stare in casa. Dovete stare a casa, non uscite. State a casa con i vostri cari e presto saremo tutti liberi. State a casa, sennò io vi picchio.